L'istituto alberghiero si arricchisce del ristorante didattico, un servizio che viene offerto dalla scuola per l'esterno. Questo ristorante didattico verrà inaugurato nei prossimi giorni, ma per sapere qualcosa in più siamo venuti qui nei locali scolastici per incontrare il dirigente scolastico, appunto Renato Daniele. In che cosa consiste questo ristorante didattico? Come nasce l'idea? Perché mi sa che questo ristorante è l'unico in Calabria, è l'unica scuola ad avere questo ristorante, quindi una novità. Novità. Buongiorno innanzitutto e grazie di essere venuti. E allora, l'idea del ristorante didattico è un'idea bellissima per i nostri alunni perché è un'esperienza diretta dove i ragazzi sono a contatto con il cliente vero. Quindi è un'esperienza che simula un'attività lavorativa, simula l'impresa che è quella della ristorazione. E quindi è una scommessa. Tra l'altro è la prima situazione, come ben diceva lei, di ristorante didattico in Calabria. E da dove è nata questa idea? L'idea è nata dal fatto che spesso in questi anni con cui ho, diciamo, ho diretto l'istituto alberghiero. Sentivo spesso delle lamentele sulla mancanza della professionalità di alcuni alunni, eccetera, e in parte è vero perché la scuola italiana non forma i ragazzi per approcciarsi immediatamente al mondo del lavoro, quindi manca questo passaggio. E allora, secondo me, l'approccio lavorativo di un ristorante didattico in un istituto alberghiero dove si fanno tante materie teoriche e anche tecnico-pratiche, con questo tipo di attività, diciamo che il ragazzo stesso acquisisce la consapevolezza di avere a che fare realmente con il cliente vero e ho già notato la diversità di approccio perché sono molto entusiasti, molto come dire, interessati, intenzione perché si sente proprio il disagio iniziale dell'approccio con il cliente e comunque nel complesso è un arricchimento delle competenze dell'intero processo di apprendimento perché hanno a che fare con il mondo vero e di conseguenza penso che sia una cosa positiva per tutti i ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Soverato e mi auguro che da qui a poco tanti altri colleghi della nostra regione possano imitare questo percorso perché penso sia una potenzialità enorme per ampliare l'offerta formativa, per riscoprire tante cose belle del mondo del lavoro che i ragazzi purtroppo a scuola non riescono ad acquisire. Ecco, infatti questa attività di formazione che i ragazzi possono usufruire qui all'Istituto Alberghiero, sono state già attivate anche le attività di PCTO, che è appunto alternanza, l'ex alternanza scuola-lavoro. Quindi i ragazzi sono stati in Polonia, sono stati a Malta, quindi un'esperienza importante. Diciamo che prima di arrivare al ristorante didattico ci sono state diverse esperienze e io devo essere davvero fiero di condurre questa scuola perché in tutte le occasioni hanno dimostrato, i docenti hanno dimostrato alta professionalità e di conseguenza anche gli alunni, diciamo, non possono essere diversamente. Quindi in tutte le occasioni in cui abbiamo avuto il ministro, il presidente della Repubblica, tutti i personaggi delle istituzioni che si sono susseguite negli anni, diciamo, abbiamo fatto sempre, tra virgolette, una bella figura. Stiamo facendo delle esperienze sia in Italia che all'estero, a livello, come diceva lei, di PCTO, però il PCTO, secondo me, non è sufficiente per formare dal punto di vista lavorativo i nostri ragazzi, perché e purtroppo è un periodo limitato, si parla di 230 ore nell'arco di un triennio, dove si fanno 80 al terzo anno, 80 al quarto e 50 al quinto, che sembrano tantissime, però diciamo non sono tanti per
formare realmente i ragazzi ad affrontare il mondo del lavoro. Quindi io penso che invece il ristorante didattico sia più consono, più appropriato a questo discorso, a soddisfare queste esigenze. Tra l'altro, mi dà fastidio quando il mondo esterno della ristorazione viene qua a lamentarsi, perché secondo me si dovrebbe acquisire la consapevolezza che ci vuole un lavoro di squadra anche da parte dei ristoratori, a non pretendere tutto e subito di questi ragazzi, perché la scuola deve fare il suo, ma poi l'esperienza lavorativa avviene negli anni e quindi anche loro hanno un po' di responsabilità in tal senso. Ecco, è una realtà importante questa scuola qui nel nostro territorio, è una realtà anche che forma anche per l'inclusione. Noi sappiamo che questa è una scuola che offre molto per l'inclusione, quindi per i ragazzi diversamente abili. Infatti ci è stata inaugurata qualche anno fa anche l'aula multimediale, Multisensoriale. multisensoriale, quindi diciamo offre tanto per i ragazzi, è una realtà importante. E la scuola alberghiera, diciamo che è attenta a tutti i ragazzi, quindi anche a quelli in particolare, a quelli che hanno più bisogno, ai ragazzi speciali. E infatti la nostra scuola accoglie il maggior numero di ragazzi disabili, siamo circa 42 casi. Questo perché? Non perché abbiamo i capelli biondi o siamo alti, tra l'altro io non sono pure senza capelli, quindi non posso, come dire, primeggiare in questo senso, ma perché c'è una cultura di attenzione nei confronti di tutti e quindi anche dei ragazzi speciali. Si trovano bene perché si svolgono un'attività laboratoriale che magari si presta anche alle loro potenzialità. E quindi i risultati sono davvero eccellenti da questo punto di vista. Dirigente, siamo all'inizio dell'anno, tante le novità di questa scuola per quest'anno. La chicca, possiamo dire, è il nuovo convitto che è in costruzione, insomma, i lavori sono iniziati, quindi stanno andando avanti. Cosa si prevede? Allora, a tal proposito devo ringraziare il presidente della provincia, il nostro presidente della provincia di Catanzaro, perché è stato sensibile alla mia richiesta di reperire, diciamo, dei finanziamenti per la costruzione di un nuovo convitto. Si ha l'esigenza di avere questo nuovo edificio perché noi, tra l'altro, abbiamo ragazzi provenienti da diverse località, anche lontane, ne arrivano da Locri piuttosto che da Crotone, della provincia intera. Provincia di Catanzaro, sappiamo che la Calabria è abbastanza lunga e quindi diciamo non è facile recarsi quotidianamente nei luoghi di dimora e di residenza. E quindi il convitto assoverato è fondamentale, è indispensabile. E quindi, grazie a questo finanziamento, la provincia sta costruendo questo nuovo edificio all'interno del perimetro dell'istituto alberghiero. E di conseguenza da qui a poco ci sarà un polo veramente importante per l'enogastronomia in generale della nostra regione, perché è tutto sul posto, diciamo, compreso appunto il convitto. Dirigente, ritornando al ristorante didattico, abbiamo detto che a breve ci sarà l'inaugurazione. Vogliamo parlare di questa inaugurazione, quando sarà e come si svolgerà? Allora, l'inaugurazione consiste in un vero e proprio pranzo, dove i ragazzi insieme alla supervisione del docente realizzeranno appunto un pranzo formato da un antipasto, un primo, un secondo, un contorno, dessert, bevande, eccetera, un calice di vino. Quindi il tutto si svolgerà giorno 13, ovviamente sarà una giornata speciale perché sono state invitate anche le istituzioni, i rappresentanti delle nostre istituzioni, e quindi per me è un motivo di orgoglio. Sono molto, davvero, molto, molto fiero perché è come dire, è aggiungere un qualcosa al già grande successo che ha questa scuola, e quindi sono onorato di questo. Thank you.
Questa sera ospitiamo il duo Ebanesis, costituito da Viviana Cangiano e Serena Pisa. È un duo che porta in scena la canzone napoletana rivisitata in chiave contemporanea. L'idea di andare in giro con traduzioni, di condividere traduzioni in napoletano con il pubblico è nata in realtà a Messina, quando non mi sentivo bene e serena per farmi ridere, tradusse all'istante "volevo un gatto nero" dello Zecchino d'Oro, che in napoletano diventa "aiatta nera". Il proprio progetto invece ha preso piede ed è diventato consistente e un vero e proprio progetto di traduzioni quando abbiamo condiviso con il pubblico e sui social Bohemian Rhapsody, cioè il nostro personalissimo omaggio ai Queen e a Freddie Mercury. Con l'elezione di Papa Francesco abbiamo avuto modo di conoscere la bella devozione alla Madonna che scioglie i nodi. Questa devozione è legata a un matrimonio in crisi. Siamo nel 1612. Una coppia sta per separarsi e grazie all'aiuto anche di un santo sacerdote e all'intercessione della Beata Vergine Maria, questo matrimonio viene salvato. Un tempo, quando si celebrava il sacramento del matrimonio, le mani degli sposi venivano legati con dei nastri. Al quarto ed ultimo incontro con questo sacerdote viene consegnato il nastro del matrimonio, il nastro nuziale, che viene messo davanti all'immagine di Maria. Ebbene, quel matrimonio fu salvo. La prima volta che io mi rivolsi alla Madonna che sciolse i nodi fu proprio perché una coppia mi scrisse una mail. Si stavano separando. E allora ho invitato loro a pregare. E trovai questa supplica alla Madonna che scioglie i nodi, questa preghiera, e gliela inviai. Da allora la mia devozione alla Madonna che scioglie i nodi crebbe di giorno in giorno e feci una novena personale e vidi buoni risultati di quella novena.
avvertì il desiderio di comprare una statuetta e di metterla in chiesa. E da allora cominciò la preghiera a Maria che scioglie i nodi, con un gruppo di fedeli, con la parrocchia e con tante anime oggi che seguono e pregano tutte le mattine alle 7:30 e tutte le volte che preghiamo le novene da tutta Italia e dal resto del mondo. E da tutta Italia e dal resto del mondo non solo arrivano diversi fedeli, ma anche per mezzo di posta mandano lettere e nastrini con nodi. Ho ricevuto una lettera, c'era un nastrino azzurro con 13 nodi. Questo nastrino me lo ha mandato una madre, una moglie, una nonna. In questo nastrino, in ogni nodo, c'era il nome di qualcuno. La cosa che mi ha stupito tanto è che questa madre non aveva una preghiera per se stessa. Il nodo con il suo nome non c'era. La bellezza delle madri che pensano per la famiglia, per i figli, per i problemi familiari. E se gli rimane un po' di tempo, pensano a loro stesse. Mi ha scritto una ragazza, giovane sposa, che ha subito un aborto spontaneo ed è in attesa, e la sua paura era quella di subire un secondo aborto e quindi ha mandato il suo nastrino. Ma giorni fa è venuta una donna nella mia parrocchia e aveva delle lacrime agli occhi e mi ha chiesto: mi aiuti a pregare la Madonna perché la Madonna sciolga questo nodo. Ecco, in questa chiesa le porte sono aperte per tutti. In questa chiesa la Madonna accoglie tutti. Tutti noi abbiamo dei nodi. Tutti noi abbiamo delle preoccupazioni. Qualcosa che molte volte ci toglie la serenità. La Madonna ci invita a rivolgerci a lei come madre, a pregarla, a non dubitare, a continuare ad avere fede. Mi ha scritto un'altra donna di Bari. Quando io l'ho conosciuta mi ha detto: ho pregato insieme a lei la Madonna che scioglie i nodi per mio papà ammalato di cancro. Non è guarito dal cancro, ma è guarito da un altro male. Si è riconciliato con Dio in fin di vita, ha chiesto perdono e si è voluto confessare. Ecco, voglio dire a tutti di pregare, di affidarvi e di non dubitare. La Madonna ci ama perché è madre e la Madonna ci porta da Gesù. Abbiate questa fede e abbiate questa certezza. Io dico sempre: Gesù, confido in te, Maria, mi abbandono a te. È acuto lo sguardo di Gesù, ma è acuto anche lo sguardo di chi ha narrato questa scena. Così troviamo nel Vangelo di questa seconda domenica di novembre Gesù, seduto nel Tempio, di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Interessante, non quanto, ma come, con quale atteggiamento, con quale sguardo veniva data l'offerta. Quanto rumore può fare un sacchetto di monete gettato in mezzo ad altre monete? E due monetine gettate quasi di nascosto per l'umiliazione nel confronto tra le due offerte? Non fatichiamo ad immaginare la gestualità plateale e lo sguardo compiaciuto di questi facoltosi offerenti.
E lapidaria è la sentenza di Gesù: ha dato più di tutti gli altri, perché ha offerto tutto quanto aveva per vivere. Come a dire, ha dato la sua vita. A chi? A Dio. È l'ultima immagine che Gesù lascia. Poi inizierà il racconto della passione. Questa umile donna è offerta come modello finale, come maestra perenne. Di più, diventa la chiave di lettura per comprendere ciò che accadrà a Gesù da lì in poi. Non nascondiamocelo, i soldi, le offerte sono necessarie, fanno comodo. Ma qui non si parla anzitutto di soldi, si parla di misura del cuore. Si parla di calcoli interessati o di fiducia. Si parla di Gesù e di me. Qual è la misura della mia generosità nell'offrire il mio tempo, le mie competenze, le mie qualità, i miei beni? È una domanda necessaria questa, ma anche ambigua. Non quanto, ma come, con che animo. Una donna, povera, vedova, ha da insegnarci anche oggi. Occorre uno sguardo acuto e libero.